mettere su un'impalcatura per la segretazione. Mi sembra strano che uno che ha avuto, come è stato fatto l'esempio, una puntura sbagliata, o gli hanno sbagliato a tagliare la gamba sinistra anziché la gamba destra, deve ricorrere all'anonimato. Credo che sia una cosa proprio irrealistica. Ma al di là di questo, è un dibattito che non si può continuare a portare avanti, perché qui c'è un problema di, come è stato detto, di civiltà. Chi la vede è un fatto quasi di sentimenti. Chi è propenso alla cultura dell'anonimato e chi invece è propenso alla cultura della responsabilità, che vogliamo discutere di più. Non ci convinceremo mai. La ringrazio. Lo pongo in votazione. Lì pongo in votazione 2.4, 2.5. Favorevole Commissione e Governo. Contrario il relatore di minoranza. La votazione è aperta. De Lorenzis, patriarca. Tripiedi e Calabro. De Lorenzis non è riuscito. Io non la vedo, onorevole De Lorenzis, perché c'è il collega davanti. È riuscito? Ok, è riuscito. Tripiedi invece non è riuscito. Patriarca neppure, nemmeno Ciprini. Ciprini sì, Tripiedi sì. Patriarca ha votato? E anche Calabro non riesce. Onorevole Calabro, provi a votare anziché sbloccarla. Provi a votare. Ok. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Sul 2.6, onorevole Grillo, c'è una richiesta di riformulazione. Va bene? Quindi c'è il parere favorevole del Governo. Lo poniamo in votazione. Commissione Governo favorevole. Il relatore di minoranza, anche egli favorevole. La votazione è aperta. Placido. Palmieri. Palmieri. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. 2.7 Lenzi, anche qui c'è una riformulazione, viene accolta? Ok, perfetto, favorevole quindi Commissione Governo, si rimette all'Aula il relatore di minoranza e la votazione è aperta. Fanucci, Di Lello. Luciano Agostini. Onorevole Fanucci, io una volta che la chiamo i tecnici fanno quello che devono fare, poi dipende dalla postazione. Altri? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva, siamo al 2.8 Sisto, prego. Presidente, questo emendamento fa il paio con quello della obbligatorietà della individuazione del difensore civico come punto di riferimento per la tutela, direi, nei microsistemi regionali del diritto alla salute. Perché quando il terzo comma dell'articolo 2 sancisce che il difensore civico agisce a tutela del diritto leso, non spiega le modalità con cui questa azione deve avvenire. Allora, dare al difensore civico la responsabilità della segnalazione anche alle autorità amministrative, contabili e perché no anche penali, credo che costituisca una specificazione non secondaria di come questa tutela possa essere esercitata. Si corre il rischio di una difesa virtuale in cui alla facoltà di nomina non corrisponda una individuazione dei poteri che in concreto al difensore civico. A noi, come componente di Forza Italia, è sembrato giusto sciogliere ogni tipo di perplessità
e dare al difensore civico una specifica funzione, non solo l'obbligatorietà, ma questo l'Aula ha ritenuto di non accoglierlo, ma almeno l'obbligo di rivolgersi, quando è il caso, alle autorità competenti, così modulando in concreto la tutela del diritto che gli è affidata. Voteremo a favore. La ringrazio.